Siamo, eh, buonasera, benvenute e benvenuti eh, all'evento L'Ezio di Patrizia Caraveo dal titolo La sorprendente Vita delle Stelle Morte. Eh, permettetemi questa sera di fare uno strappo alla regola, di deviare dalla consuetudine delle nostre presentazioni per esprimere la gratitudine e l'estremo piacere di avere qui ospite con noi Patrizia Caraveo. Eh, è una, un sentimento che condivido anche con il nostro direttore scientifico che so che ieri ero presente, ha fatto riferimento al tema di cui questa sera la Patrizia Massimo Ricaccati, ovviamente parlo del nostro direttore scientifico Massimo Ricaccati, che, che ieri durante l'inaugurazione ha fatto presente, ha, fatto, ha sottolineato che uno degli eventi clou di questa edizione sarà proprio il tema di cui, con cui si confronterà la professoressa Caraveo. Io mi presento velocemente, sono Matteo Massicci, sono uno dei coordinatori del Cum Lab, il contenitore del festival eh, che si è concluso venerdì mattina dedicato ai ragazzi, non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché io sono un divulgatore e un giornalista scientifico e in quanto tale vi posso testimoniare quanto la professoressa Caraveo sia un punto di riferimento sia per la comunità scientifica che per quella della divulgazione scientifica soprattutto per le tematiche di cui, eh, con cui si confronta giornalmente, ovvero l'astrofisica. Io non rubo ulteriore tempo alla professoressa e vado quindi velocemente a presentarla. Eh, Patrizia Graveo è dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica, nel 2009 è stata insignita del premio nazionale Presidente della dal Presidente della Repubblica e nel 2021 ha vinto il premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica, nel 2014 è entrata nella lista dei AILI. Site der Researchers fa parte del gruppo 2003 per la ricerca scientifica del progetto 100 donne contro gli stereotipi. È comandatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana ed è da, è da sempre attiva nella divulgazione, come vi dicevo. Eh, velocemente ricordo anche che l'evento prevede l'accreditamento per, eh, per tutti gli studenti iscritti all'Università Politecnica delle Marche. Io le lascio la parola la professoressa, mi ha già detto che lei avrebbe piacere a venire sotto, più a contatto con il pubblico, quindi già capite quanto la professoressa sia abituata e quanto abbia consuetudine con il pubblico. Eh, non so se è un problema per la nostra regia, ma non credo, quindi prego professoressa le lascio la parola, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Sono sicura. Sono sicura che la regia farà prodigi di valore. Eh, scusatemi, ma io eh, sono reduce da un lungo viaggio. Sono stata seduta su un sedile dell'aereo tutta la notte e quindi eh, se mi muovo un po' mi fa solo bene. Um, eh, il tema che affronto oggi è eh, centrale nell'astrofisica e ho eh, diciamo intitolato questa mia chiacchierata eh, La sorprendente vita delle stelle morte perché parleremo di, eh, di cosa succede ad una stella quando... Cucù. Facciamo così, vado avanti. <ride> non era acceso? Sì, sì. Le sorprendenti sorprese dell'elettronica. Questo sì. indietro o questo avanti? Questo va avanti. Ok, eh, eh, perfetto. Ero io che non, eh, non avevo capito le freccette. Scusatemi. Eh, questo è un eh, grafico super, super, super semplificato dell'evoluzione di, eh, dell di eh, una stella. Eh, le stelle nascono. Non crescono mh? Eh, perché la cosa fondamentale di una stella è la sua massa. La massa all'origine, quando la stella si accende, la stella si accende quando eh, nel, nel suo nucleo si raggiunge una temperatura di almeno 10 milioni di gradi, perché è quella necessaria per fare partire le reazioni termonucleari. Le reazioni che tengono accese le stelle, tengono accese il Sole, sono quelle che trasformano l'idrogeno in elio. Eh, Questa eh, è la reazione fondamentale eh, che tiene accese le stelle, eh, ma ehm, diciamo poi le stelle, andando avanti con gli anni, sono capaci di fare altre reazioni. Ma quella fondamentale è questa e eh, questa reazione avviene ad un tasso eh, diverso a seconda della massa della stella. Più la stella è grande, più ha bisogno di energia per non collassare su se stessa, più brucia furiosamente eh, il suo carburante. Le stelle grandi sono Fast and Furious. Eh, vivono pochissimo tempo dal punto di vista astronomico. Le stelle piccole come il Sole, invece, eh, diciamo, eh, vanno a risparmio eh, e quindi durano molto di più. Dove molto di più vuol dire che il nostro Sole durerà circa 10 miliardi di anni, mentre eh, le stelle più grandi del Sole, mh, diciamo 5, 10, 20 volte il Sole, arrivano a durare letteralmente poche decine di milioni di anni, perché è tutta una questione di eh, quanto rapidamente esauriscono le loro risorse. Quindi la vita di una stella è determinata dalla sua massa all'origine e a seconda della massa di una stella, eh, la, eh, la stella finirà la sua vita. E, eh, la fine della vita di una stella è quando il, eh, non è più capace di produrre abbastanza energia per sostenersi eh, e quindi collassa su se stessa. E a seconda della massa, eh, questo collasso avviene in modo diverso. Vediamo un attimo il, eh, il, gli ultimi stadi della, eh, della vita di una stella e eh, qua c'è anche un puntatore eh, quello che eh, diciamo è interessante è che eh, nel caso di stelle piccole quindi stelle tipo il sole il, eh, la vita eh, eh, di una stella finisce gentilmente diciamo così eh, e, eh, a diventare una nana bianca Mentre nel caso di stelle più grandi del Sole, molto più grandi del Sole, eh, la, la vita della stella finisce con i fuochi artificiali, una grande esplosione. E quindi la stella, boom, diventa supernova. Eh, e eh, in, eh, in entrambi i casi, eh, la stella si era prima gonfiata perché eh, era. Uh, un, uh, un oggetto che stava disperatamente cercando uh, di trovare delle fonti energetiche alternative, uh, ma alla fine non ce la fa e uh, mh, finisce la sua uh, vita di stella attiva. Ma non scompare perché uh, le stelle, uh, come il Sole, diventano... Uh, delle uh, dei nocciolini di stelle che si chiamano nane bianche. Uh, le stelle uh, molto più massicce del Sole, quelle che esplodono, a seconda se sono più o meno di circa 20 volte la massa del Sole, possono lasciare una stella di neutroni oppure eh, diciamo andare fino alla, alla fine eh, della contrazione gravitazionale e diventare un buco nero. Eh, quindi noi adesso parleremo di eh, nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri, che sono degli oggetti astrofisici fantastici eh, che eh, gli astronomi eh, chiamano eh, oggetti degeneri. Sono da un lato molto compatti, ma dall'altro degeneri, non perché siano brutti e cattivi, ma perché per loro non valgono le equazioni normali della materia eh, della quale siamo fatti noi, perché eh, sono a uno stato di tale compattezza quindi di tale densità che eh, letteralmente non c'è più spazio per eh, gli atomi per esistere eh, perché eh, tutte le particelle elementari letteralmente si danno di gomito e eh, a questo punto eh, entrano in gioco tutta una serie di eh, fenomeni eh, di meccanica quantistica che eh, non sono più descrivibili con l'equazione dei gas perfetti, che è quella che determina la nostra vita di tutti i giorni. Eh, quindi, quello, eh, visto che non sono normali, eh, gli astronomi li chiamano degeneri. Okay? Eh, quindi eh, sono fatte di materia in uno stato degenere. Uh, le nane bianche sono, diciamo, la loro degenerazione dipende dagli elettroni, uh, le stelle di neutroni, la degenerazione dipende dai neutroni, i buchi neri non se ne parla nemmeno. Uh, quindi mh, cominciamo con le nane bianche. E le nane bianche, immaginate la massa del Sole. Il Sole ha un raggio di grosso modo un po' meno di un milione di chilometri. Eh, viene eh, ehm, proprio stritolato a eh, avere il raggio simile alla Terra, 6.000 chilometri. Mm? Quindi è una compressione mica male da eh, un milione di chilometri a 6.000 chilometri e si ferma la compressione perché c'è eh, un effetto di meccanica quantistica, eh, il principio di esclusione di Pauli, se l'avete sentito qualche volta in fisica, che mh, dice fermi tutti, eh, più in là di così non si può andare, se no eh, succedono disastri vari ed eventuali. Quindi eh, una stella eh, a questo punto non produce più energia, però ehm, è, è ancora molto calda e quindi bianca. Hm? Eh, quando nasce non è da sola, perché la stella madre, la stella genitrice, nel, negli ultimi eh, stadi della sua vita eh, continuava a gonfiarsi e sgonfiarsi perché stava disperatamente cercando di eh, trovare un equilibrio che eh, non poteva più trovare. Ma ogni volta che si gonfiava, ehm, quello che succede è che la parte più esterna della stella, in un certo qual senso, si dimentica di fare parte della stella, perché si è talmente allontanata dalla stella che... Poi è una forma delle belle strutture di gas intorno al, a queste stelle che si chiamano nebulose planetarie. Non hanno niente a che fare con i pianeti, è un nome storico. Ma questo qui è una galleria di nebulose planetarie che sono tra gli oggetti più fotogenici del cosmo: perché, come vedete, hanno un oggetto centrale che è la nana bianca, che è il resto della stella e tutto quello che c'è intorno è materia che è stata eliminata, diciamo così, donata al, al cosmo, donata al mezzo interstellare dalla stella progenitrice. Quindi le vedete di diverso colore perché questa materia può essere fatta per la maggior parte da eh, ossigeno oppure azoto oppure carbonio e ogni elemento quando è illuminato dalla luce in particolare dalla luce ultravioletta della stella si eccita e emette una, un certo colore dal colore noi capiamo che elemento è quindi eh, le eh, le nane bianche sono, eh, a mio parere, dei eh, veri e propri campioni, eh, sono i, i, le più fotogeniche di tutti. Tanto è vero che eh, il James Webb Space Telescope, quando ha dovuto scegliere eh, gli oggetti celesti da eh, immortalare, nelle sue prime immagini, le prime immagini che sono state rilasciate a metà luglio, quindi le immagini che dovevano far vedere quanto bene funzionava il telescopio, hanno proprio scelto una nebulosa planetaria. Questa qua si chiama Ring Nebula, è nella parte sud del cielo perché eh, il, il telescopio mh, doveva prendere dei dati eh, più o meno tra, eh, intorno a giugno e eh, in quel momento dalla posizione del, eh, del telescopio si vedeva il cielo sud. Se qualcuno di voi ha visto delle altre immagini vi siete eh, resi conto che c'era eh, la bellissima immagine della nebulosa della Carena, la carina nebula, eh, che è, è un'altra pezzo della galassia che si vede nel, eh, nel cielo sud. Eh, da questa immagine vedete il, eh, la stella centrale e vedete i, eh, diciamo, i vari strati di materia che sono stati liberati dalla stella centrale. Eh, questi strati di materia eh, hanno una certa velocità ma continuano a espandersi quindi l'espansione significa che si diluiscono e dopo qualche decina o centinaia di migliaia di anni si fondono nel mezzo interstellare quindi le nane bianche rimangono da sole ma quando sono giovani formate da poco sono questi oggetti straordinariamente Spettacolari. Ma se parliamo di oggetti spettacolari, ragazzi, una supernova quando esplode è un fuoco d'artificio di quelli mica da ridere. Questa è la supernova che è esplosa nel febbraio 1987. È la prima supernova visibile ad occhio nudo dalla supernova del 1604 vista da Galileo, da Keplero, eh, che ha fatto impazzire gli aristotelici del tempo perché la stella nuova eh, è stato un problema drammatico, perché gli aristotelici pensavano che il cielo fosse perfetto e incorruttibile. Eh, se gli si accende una stella nuova... C'è qualcosa che non funziona. E quindi Galileo fece delle famose lezioni all'Università di Padova, venne criticato moltissimo. Lui, per difendersi, scrisse un'opera teatrale in dialetto padovano. Per proprio prendere in giro quelli che lo criticavano per dire guardate non vale neanche la pena che io vi risponda con un'opera seria in latino ve la butto proprio lì eh, in un dialogo tra due contadini eh, fatti in dialetto pavano ma comunque questa qui era effettivamente eh, non è scoppiata nella nostra galassia, è scoppiata nella galassia vicina, nella nube di Magellano, e, ed è stata vista da un astronomo eh, che ovviamente era di, di turno eh, quella, quella notte lì come spesso succede, si esce eh, un attimo dal telescopio per prendere un po' d'aria, magari voleva fumare una sigaretta eh, e eh, ha alzato gli occhi, era in Cile, eh, eh, si vedono benissimo le nubi di Magellano, queste galassette eh, che fanno da Corona alla, um, alla Via Lattea. E, e ha detto, ops, che cosa è successo? Perché ha visto uh, questa, uh, questa stella nuova, perché prima non c'era. In verità in questa immagine vedete eh, l'immagine uh, della nube di Magellano prima e dopo la cura, perché in questo caso si è riusciti a capire con grande sicurezza e con grande precisione qual era la stella che era esplosa. Quindi questa supernova è stata fondamentale per la comprensione del fenomeno esplosivo. È anche stata fondamentale dal punto di vista della fisica, perché è stata diciamo, il primo oggetto celeste al di fuori del Sole che è stato visto emettere neutrini. Queste elusivissime particelle che però ehm, vi attraversano, miliardi di neutrini vi attraversano in continuazione, sono neutrini in grandissima parte prodotti dal Sole, ma sono anche prodotti dall'interazione eh, dall dei raggi cosmici con l'atmosfera e una piccola parte sono celesti. Ehm, eh, Questo oggetto è stato visto emettere circa una dozzina di neutrini eh, che, mh, voglio dire, eh, si sono subito trasformati in un premio Nobel, eh, eh, perché eh, era eh, una, una cosa assolutamente fondamentale. Eh, sono stati premiati i neutrini dal Sole e i neutrini dalla supernova. Comunque, eh, questa è una supernova... Fresca, fresca di giornata, appena esplosa. Vediamo quest'altra. Eh, quest'altra è invece... Eh... No, non ci doveva essere questa roba qua. No, fermi tutti. Vabbè, eh, 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 guardate la parte colorata. Eh, questo invece è un resto di supernova. Questa è una supernova che noi sappiamo perfettamente è esplosa nel 1054 e sappiamo quando è esplosa perché ci sono le cronache degli astronomi cinesi che hanno detto che di notte si poteva leggere ehm, che era talmente luminosa che aveva completamente scardinato eh, tutte le loro convinzioni. Eh, quindi la, la supernova diciamo da circa mille anni eh, si espande e al suo centro vedete ci sono queste due stelline e eh, vi rendete conto che una è sempre costante e l'altra si accende e si spegne. In verità si accende e si spegne molto più rapidamente di così, eh, perché lo fa 33 volte al secondo. Questo è il segnale radio, questo è un microfono attaccato a un radiotelescopio e eh, eh, quello che avete sentito è la canzone di una stella di neutroni. La stella di neutroni, ancora una volta, grosso modo è grande uno o due volte il Sole, ma eh, ha avuto una compressione ancora più grande eh, di quella della Nana bianca, è diventata grande circa una dozzina di chilometri di raggio. Uh, è l'oggetto più denso uh, che uh, noi conosciamo e la sua uh, densità è tale che tutti gli effetti di relatività generale che voi potete immaginare lì si possono misurare perché sono oggetti che sono degli straordinari laboratori di fisica. Allora, le stelle di neutroni, ogni stella di neutroni canta la sua canzone. Questa è una cosa estremamente importante. Perché eh, la canzone, in verità, è un modo della stella di neutroni di dirci che sta emettendo energia. Questo qui è sempre eh, quello che gira in 33 millisecondi, il pulsar nella debulosa del granchio visto in X e visto in ottico eh, da due satelliti della NASA. Aspetta che torniamo indietro che così lo rivediamo. Ops. Eh, e vedete il pulsar è l'oggetto centrale e vedete che sembra che ci sia qualcosa che, dal, che viene emesso dal pulsar. Si chiama vento relativistico perché il pulsar è un acceleratore di particelle, e queste particelle poi vengono emesse con queste onde che si chiamano vento relativistico. Quindi eh, acceleratori di particelle, per cui parliamo anche di fisica astroparticellare, perché sono particelle nello spazio. Comunque i pulsar, vediamo, le stelle di neutroni, eh, come vi dicevo, ognuna canta la sua canzone, però eh, le canzoni si possono raggruppare, non sono tutte uguali. Per esempio ci sono i pulsar normali. Eh, diciamo quelli che sembrano dei motori diesel. dal motore diesel a un motore diciamo così, a benzina eh, e passiamo al motore della Ferrari fondamentalmente perché eh, quello che avete sentito l'ultimo fa 800 giri al secondo, sono eh, pulsar super velocissimi che hanno una storia molto divertente ma insomma, adesso è un po', un po' troppo lunga da raccontare. Uh, vi, vi racconto invece la storia dei Pulsar che non cantano in radio perché è una storia che mi ha uh, molto interessata. Io ho dedicato decenni della mia carriera a studiare uh, un oggetto in particolare. Questo oggetto si chiama Geminga. Uh, Geminga è una sorgente gamma nella costellazione dei gemelli, Geminga. Però eh, visto che noi abbiamo sempre lavorato in collaborazioni internazionali, se voi date eh, geminga da leggere a un tedesco, legge geminga. Eh, perché la G è sempre solo dura. Quindi eh, questo è una cosa divertente perché geminga in dialetto milanese vuol dire non c'è, non c'è niente e eh, in verità questa è stato un nome di grande successo. Il nome è stato inventato da, mia, da, da mio marito, eh, Nanni Giovanni Bignami, eh, un grandissimo astrofisico, purtroppo non è più con noi, eh, che ha sempre detto che aver inventato il nome di Geminga è stato il suo più grande contributo all'astrofisica. Non è vero, ma a lui piaceva scherzare in questo modo. Allora, Geminga ci ha tirato scemo per, eh, scemi per vent'anni, non si riusciva assolutamente a capire, è un faro che emette raggi gamma, non voleva assolutamente emettere in radio, noi eravamo convinti che fosse un Pulsar, finalmente abbiamo capito che era un Pulsar che guarda dall'altra parte. Eh, l'emissione eh, radio è molto focalizzata è un cono di emissione infatti si dice che i pulsari emettono per effetto a faro perché sono dei fari che guardano verso di voi se il faro non guarda verso di voi voi non lo vedete eh, e quindi eh, eh, è lì tranquillo ehm, e quindi ci abbiamo messo veramente tantissimo tempo a eh, cercare di trovare delle prove, però Geminga ha sempre, in virtù di questo nome che era piaciuto tantissimo anche agli americani, eh, eccetera, eh, ha fatto un po' sempre la prima donna. Eh, eh, per esempio, eh, uno scrittore di eh, libri di fantascienza ha deciso di. Eh, Immaginare una civiltà su Geminga è una idiozia mh, assolutamente eh, indicibile eh, perché su una stella di neutroni c'è una gravità pazzesca, quindi la civiltà già le formiche sarebbero troppo grosse. Ma comunque, eh, questo per dire che in qualche modo era un nome che la gente sentiva eh, perché ogni tanto andava sui giornali, in televisione, eccetera. Eh, e poi, eh, ovviamente, quando c'erano dei bei dati su Geminga, diventava una star, eh, una stella da prima pagina. In effetti, Geminga ha fatto diventare me una stella eh, nel mondo dell'astronomia, dell perché, eh, come ha detto il mio gentile presentatore, eh, il presidente Giorgio Napolitano eh, mi ha insignito del premio nazionale presidente della repubblica questo è il ricevimento al quirinale e eh, sono io con mio marito Nanni Bignami che eh, chiacchieriamo eh, con il presidente e poi appunto mi ha fatto eh, un, eh, un altro regalo perché eh, il, la società italiana di fisica l'anno scorso mi ha conferito il premio più prestigioso della fisica italiana, l'abbiamo diviso io ed Elena Aprile, eh, Elena Aprile studia la materia oscura nei laboratori del Gran Sasso, quindi non, non facciamo, due, facciamo due cose diverse, ma è eh, se volete la prima volta che la società italiana di fisica ha dato un premio solo a donne eh, e quindi è stato anche un, uh, um, un momento di uh, grande soddisfazione uh, per, uh, per quello. Uh, andiamo avanti perché vi ho detto che se la massa è maggiore uh, di un certo limite, uh, che sono circa tre volte la massa del Sole, eh, non c'è nessun effetto di fisica quantistica che possa fermare eh, la compressione e, e quindi eh, andiamo a vedere che cos'è un buco nero. Eh, inizio a farvi vedere. Questo è un filmato della NASA che abbiamo doppiato in italiano. L'altra faccia dell'infinito. I buchi neri sono così densi che neanche la luce può sfuggire alla loro gravità. Nel passato, gli scienziati concepivano la gravità come una specie di forza misteriosa emanata nello spazio da tutti i corpi celesti. Ma se fosse lo spazio stesso a dare alla gravità la sua capacità di attrazione? Questa fu proprio l'interpretazione data da un uomo. Per Albert Einstein lo spazio è una flessibile trama quadridimensionale che lui chiamò spazio-tempo. E la gravità è la curvatura di questa trama causata dai corpi dotati di massa. Questi creano un vero e proprio avvallamento nello spazio-tempo. I corpi celesti vengono deviati verso questa depressione e tendono a cadere nell'orbita. La teoria di Einstein fu un'idea rivoluzionaria, tanto più se spinta all'estremo. Fino a che punto può essere curvato lo spazio? Gli scienziati hanno trovato la risposta in un singolare tipo di stella. 25 volte più massiccia del nostro Sole, che si è meritata il nome di supergigante rossa. Questa stella vive solo pochi milioni di anni, una frazione della vita del nostro Sole. Nel suo interno la pressione della gravità fa innalzare la temperatura a oltre un miliardo di gradi. Gli elementi più leggeri si fondono trasformandosi in altri più pesanti. L'idrogeno diventa elio, che diventa a sua volta carbonio, su, fino al ferro. Il nucleo diviene così pesante da collassare su se stesso. Poi il collasso libera una fragorosa onda d'urto. La stella affonda sempre più dentro lo spazio-tempo dentro un buco nero si forma nel suo centro e la gigante diventa supernova. Quando il bagliore scompare, ciò che rimane è un buco nero, un oggetto un milione di volte più massiccio della Terra, ma un milione di volte più piccolo. Un buco nero è letteralmente un foro nella trama dello spazio-tempo. Avventuratevi nelle vicinanze e la gravità diventerà un vortice. È come cavalcare un fiume in piena che vi spinge sempre più velocemente verso una cascata. Più vi avvicinate, più forte è la corrente. siete trascinati verso un punto di non ritorno. In termini cosmici è chiamato orizzonte degli eventi. Oltre questo limite alla gravità non c'è scampo, neanche per un raggio di luce. Siamo caduti nel buco nero, ragazzi. Um, ma come... Um... Come eh, diceva lo speaker, eh, dal buco nero non esce niente, neanche la luce, perché la gravità è talmente forte che devia i eh, raggi di luce. Quindi l'unico modo che noi abbiamo di vedere, di accorgerci che ci sono i buchi neri, è dal disturbo che il buco nero fa ad altre stelle. Uh, e uh, adesso poi uh, abbiamo anche degli altri mezzi, le onde gravitazionali per accorgercene. Ma uh, vi me, cerco di... Uh... Aveva... Super raffinato eh, elaborato quello che doveva sembrare un buco nero. Questa non è luce emessa dal buco nero, ma è eh, luce eh, catturata dalla eh, mh, quello che si chiama il, eh, il cerchio dei fotoni. Il photon ring del, del buco nero Sono, è luce di altre stelle che viene eh, fatta girare eh, intorno al buco nero proprio perché è, ehm, la sua gravità è così eh, straordinariamente eh, alta. Eh, i, I buchi neri eh, mh, possono essere eh, prodotti dalle stelle. Eh, ma eh, noi troviamo per esempio anche un buco nero al centro della nostra galassia, nella, eh, al centro della Via Lattea, eh, nella costellazione del Sagittario, noi sappiamo che c'è una enorme concentrazione di massa. E come lo sappiamo? Perché abbiamo studiato per decenni come si muovono le stelle più vicine. Al centro della galassia. Quindi abbiamo visto qual è l'orbita che eh, ciascuna stella fa e sfruttando le leggi di Keplero abbiamo calcolato la massa dell'oggetto che non si vede, ma è mh, responsabile dell'interazione gravitazionale con queste stelle. Quindi questo è come. Si capisce che c'è qualcosa anche se non emette niente. Questo oggetto è circa 4 milioni di masse solari, quindi non è stato prodotto dall'esplosione di una stella, si deve essere formato in un altro modo. Ma nel mezzo delle galassie ci sono anche eh, delle galassie che si chiamano attive. Quindi delle galassie che sono molto più vivaci che non la nostra galassia, che è una galassia abbastanza pigra, diciamo così. Le galassie attive sono caratterizzate dal fatto di avere questi enormi getti di eh, materia e di radiazione che puntano verso il centro della galassia. E dalla luminosità che noi vediamo possiamo calcolare la massa dell'oggetto che ha prodotto così tanta energia. Questo qui è il buco nero all'interno della galassia M87 ed è 6 miliardi di masse solari. È uno dei buchi neri diciamo, extra large, come vedremo tra un attimo. Noi abbiamo recentemente visto le immagini radio di, eh, dei due buchi neri che vi ho fatto vedere, quello in M87 e quello nel centro della nostra galassia. Sono stati fatti da un team internazionale che eh, ha fatto un lavoro incredibile. Perché hanno dovuto mettere insieme otto telescopi su tutta la Terra, telescopi radio, per eh, avere mh, uno strumento, eh, per fare finta di avere uno strumento grande come la Terra. Perché se io metto insieme due telescopi e le sincronizzo perfettamente tra di loro, eh, posso fare dei trucchi matematici per far finta che i due telescopi siano in effetti un telescopio solo con il diametro che è la loro distanza. Quindi sono dei trucchi radioastronomici molto sofisticati che permettono di arrivare a delle risoluzioni angolari pazzesche. E questi due oggetti... Sono molto diversi tra di loro, hanno una massa che è almeno un fattore mille di eh, diversità, ma hanno anche una distanza che è un fattore mille eh, tra di loro e quindi in cielo sembrano grandi lo stesso. <coughs> quindi lo, I, um, lo Event Horizon Telescope e HT ha fatto l'immagine di questi due oggetti. Eh, non è l'immagine del buco nero, ma è l'immagine dell'ombra del buco nero. Il buco nero è il buco al centro eh, della ciambella e la ciambella è il photon ring, quello che prima avevamo visto con la simulazione al computer. Adesso è quello che vedono i radioastronomi. Queste due immagini eh, sono straordinariamente simili, cosa che devo dire io sono rimasta esterefatta quando ho visto l'immagine del centro galattico eh, che mi immaginavo molto diversa, invece essere assolutamente identica a, eh, a quella del, dell'altro buco nero. E quindi ci dice che i buchi neri si assomigliano, che eh, visto che noi prima vi ho detto che la vita delle stelle è regolata dalla loro massa e basta una differenza di un fattore uno e mezzo, due, per, fare, eh, una, eh, per far prendere alla stella una certa eh, traiettoria eh, nella sua evoluzione piuttosto che un'altra, Qui abbiamo una differenza di un fattore 1000 e i buchi neri sono, sembrano tutti uguali. Ma eh, le taglie dei buchi neri sono importanti perché i buchi neri, dico, io dico sempre, sono come magliette. Eh, ci sono quelli piccoli, dovrebbero esserci quelli medi, quelli grandi, quelli molto grandi e quelli XXL, quelli veramente straordinariamente grandi. Quindi ricordatevi che i buchi neri sono come magliette. Eh, eh, e allora eh, la, la taglia del buco nero è importante, vi faccio vedere un pezzetto eh, di, di questo filmato, questo è un filmato meno eh, elaborato dal punto di vista grafico, ma cerca di farvi capire quanto viene compressa la materia per fare un buco nero allora prendete il sole e lo fate diventare prima come la terra diventa una nana bianca poi continua a stringersi e quindi diventa qualche decina di chilometri come una città. Avete fatto una stella di neutroni, ma se non vi fermate a questo punto eh, diventa un buco nero. La Terra diventerebbe un buco nero se noi riuscissimo a farla diventare una nocciolina. Allora, qua ci sono degli esempi di buchi neri. Eh, che è appunto un buco nero so, eh, stellare è di circa 3 4 5 masse solari c'è sempre lo spazio tempo ma eh, poi ci sono i buchi neri eh, molto più eh, strong eh, diciamo così e allora vedete che vi mette le eh, queste qui sono tutte masse come quelle del Sole che dovete mettere insieme per fare un buco nero di eh, queste. Qui sono mille masse solari, ma eh, voglio dire, questo è ancora un, uh, uh, un principiante nei buchi neri veramente grandi perché uh, i buchi neri veramente grandi di masse solari ne hanno milioni o miliardi. Quindi. Eh, qui a questo punto vedrete che cominciano a... ecco, questo è un black hole eh, di una galassia, eh, di un cluster di galassie e a questo punto vi fa vedere eh, che dovete mettere centinaia e centinaia di, di masse terrestri, eh, cominciamo con così, ma poi mettete la terza dimensione. E quindi eh, vedete come si formano i buchi neri di miliardi di masse solari. È semplicemente per cercare di dare un ordine di grandezza per farvi capire come eh, i buchi neri possano essere di taglia small, che quindi sono quelli mm, stellari. Poi c'è la taglia large che è. Quella al centro della nostra galassia, diciamo è extra large, che è quella di M87. Quindi quello che succede è che qui avete eh, diciamo fino a una decina di masse solari, qui avete un milione, qui avete un miliardo. E allora la domanda è: è in mezzo? C'è qualcosa? Eh, gli astrofisici hanno passato. Decenni a cercare i buchi neri che si diceva di massa intermedia che non sono piccoli ma non sono neanche grandissimi. E eh, li hanno trovati dove non si sarebbero mai aspettati di trovarli, quando è stata rivelata la prima onda gravitazionale. Questo è eh, un evento storico. Uh, è avvenuto nel settembre del 2015, uh, quando allora, questo qui è uh, un'onda gravitazionale, quindi l'oggetto che ha rivelato quest'onda gravitazionale è un rivelatore di onde gravitazionali che non, è, ma, non ha niente di simile a un telescopio, uh, ma deve cogliere una eh, vibrazione dello spazio. Eh, lo spazio è stato perturbato da, dal movimento di grandi masse e questa perturbazione arriva fino a noi, attraversa la Terra e causa lo spazio Allargarsi e stringersi in modo ritmico. Ma eh, questo, event, eh, questo grafico è molto esagerato perché l'allargamento eh, dovuto a un'onda gravitazionale eh, non è come un capello, è molto più piccolo di un capello perché è delle dimensioni anzi è più piccolo delle dimensioni di un protone, di una particella elementare. È veramente straordinariamente piccolo ed è una incredibile vittoria tecnologica essere riusciti a eh, vederlo. Ma eh, questa vittoria tecnologica ha anche portato una piccola rivoluzione in astronomia. Perché vediamo un attimo, vi faccio vedere... Questa è una simulazione sempre con supercomputer meravigliosi, fantastici, incredibili. Nine eh, dobbiamo tornare indietro. Me la fa partire? Che qui non parte. La fa partire lei? Non è possibile trovare. Va bene, prima l'avevamo vista andare. Eh è scappato, il contenuto multimediale è scappato, pazienza. Andiamo avanti ehm, perché eh, la, la simulazione vi faceva vedere cosa succede quando ci sono due buchi neri che stanno orbitando uno intorno all'altro, man mano che il tempo passa le loro orbite si stringono sempre di più fino a che si toccano. E nel momento in cui si toccano parte lo tsunami gravitazionale perché questi due oggetti diventano un oggetto solo. E eh, questa è l'onda eh, gravitazionale che è stata vista, ma la cosa incredibile è che i colleghi che fanno le onde gravitazionali, a partire da questo grafico, sono capaci di dire vita, morte, miracoli eh, del, degli oggetti che l'hanno prodotto e, in particolare, sono capaci di dire che massa avevano. E vedete, questo qui era uno di 36 e uno di 29 masse solari. Allora, sono degli oggetti che. Tutte eh, le persone che studiano l'evoluzione stellare erano disposti a giurare sulla loro mamma che non potevano esistere. Mm? Eh, C'era solo una collega di Padova, Michela Mapelli, che è diventata poi famosissima perché lei invece pensava che esistessero, ma era l'unica. Tutti gli altri dicevano non se ne parla nemmeno, figuriamoci. Che stella è che può fare una roba da 36 masse solari? Bisogna avere una stella di più di 100 masse solari quando inizi, eccetera. E, e quindi vedete che in questo caso eh, eh, si parte da due oggetti di una trentina di masse solari e quindi poi alla fine se ne ha uno di 60. Beh, ragazzi, eh, sono i famosi buchi neri di massa intermedia. Eh, e questo qui è eh, un, un grafico che vuole essere il compendio di tutto quello che sappiamo sul, eh, eh, sui produttori di onde gravitazionali eh, fino ad oggi. Eh, conosciamo 90 eh, onde gravitazionali a questo punto, quindi il campo è progredito a una velocità pazzesca è iniziato nel 2015, quindi è, è veramente l'accelerazione incredibile della scienza, è che quello che voi vedete qui sono eh, le masse dei due oggetti che eh, si sono fusi per fare una, eh, un, diciamo, un unico oggetto. Quindi vedete che eh, a questo punto eh, è il... Ehm, la fiera dei buchi neri, questo eh, ha 105 masse solari, 101, 156, 175, signori chi offre di più. Eh, quindi ehm, è chiaro che eh, eh, questo qui non è solo un grande risultato di fisica fondamentale, avere provato che le onde gravitazionali esistono ma eh, è un grande risultato di astronomia, perché eh, si è capito eh, che i buchi neri di eh, decine o centinaia di masse solari si possono formare in questo modo. E quindi eh, il, ai, eh, alle onde gravitazionali è stato dato il Nobel nel più breve tempo possibile perché eh, l'annuncio ufficiale è avvenuto nel 2016, il Nobel è stato dato nel 2017, proprio il tempo tecnico di, ehm, di poter riunire il comitato per eh, dare il Nobel. Però il no, questo è il Nobel nel 2017. Nel 2020, ah, questi sono i tre signori eh, del, del Nobel che sono eh, tre eh, diciamo brillanti ottuagenari, perché tutti hanno dedicato almeno 40 anni della loro carriera a mh, cercare di mettere insieme questi complicatissimi esperimenti per arrivare a questo risultato. Ma eh, io invece sono particolarmente affezionata al premio Nobel 2020 che è stato dato per il buco nero al centro della nostra galassia. Eh, in particolare, vedete, è stato dato a due signori e a una signora. Eh, questi, ehm, eh, questo è un teorico che lavorava a Cambridge con il grandissimo Stephen Hawking eccetera, ma questi due sono due astronomi osservativi che hanno passato la vita a farsi la guerra. Eh, perché eh, tutte e due volevano eh, determinare la massa del buco nero nel centro della nostra galassia, quindi sono loro che hanno fatto quegli studi eh, delle orbite e quindi eh, alla fine hanno ottenuto un risultato simile. E quindi il, il premio Nobel è stato dato a tutte e due. Ma eh, devo dire, io sono particolarmente eh, affezionata. Al buco nero nel centro della nostra galassia perché è quello che ha regalato il Nobel alla prima astronoma. Andrea Goetz è la prima astronoma a ricevere il premio Nobel e anche la quarta donna a ricevere il premio Nobel per la fisica. C'è un terrificante problema di disparità di genere nei premi Nobel. Tutti dicono perché le donne hanno iniziato dopo a fare la ricerca, eccetera, ci sono più uomini. Così, io dico che forse c'è anche qualche altro effetto, diciamo così, collaterale. Allora, finiamo. Per, um, facendo un po' una lista uh, dei premi Nobel uh, che hanno interessato gli argomenti dei quali vi ho parlato. Uh, lo studio delle nane bianche e in particolare lo studio di quel famoso effetto quantistico degli elettroni. Ha fruttato il premio Nobel nel 1983 a Chandrasekhar, un grandissimo astrofisico teorico indiano di nascita, ma che ha fatto tutta la sua carriera a Chicago. Poi abbiamo visto che i buchi neri. Hanno preso il premio Nobel nel 2017 e eh, nel 2020 eh, con appunto anche finalmente una donna, ma la storia dei premi Nobel è eh, molto più interessante e molto più contorta per le stelle di neutroni. Perché le stelle di neutroni sono state scoperte nel 1967, poi pubblicate nel 1968 e il lavoro, diciamo la persona che si è accorta che c'erano questi eh, oggetti che avevano questa emissione radio così eh, precisa, eh, avevano eh, del dei picchi radio intervallati sempre dalla stessa, dallo stesso tempo l'uno dall'altro era una ragazza che stava facendo il dottorato Jocelyn Bell eh, che eh, quando eh, si è convinta che ci fosse Qualche cosa di strano è andato a dirlo al, suo, eh, al professore che dirigeva la sua tesi di dottorato. Eh, L'articolo l'hanno pubblicato insieme anche ad altri eh, del laboratorio dove eh, avevano fatto eh, queste misure. Ovviamente il premio Nobel è andato al professore, uh -huh. eh, non è andato alla dottoranda. Uh, nel 1993 abbiamo ancora una coppia, professore, dottorando, questa volta sono tutte e due maschietti. Il dottorando è al telescopio di Arecibo dove sta cercando i pulsar velocissimi, in particolare ne segue uno perché era un po' un gioco a ah, ti vedo non ti vedo una volta lo vedeva un'altra volta non lo vedeva e lui diceva ma insomma cosa diavolo sta succedendo a me sembra che il telescopio funzioni ehm, è tutto normale dovrei eh. poi gli viene un sospetto dice vuoi vedere che questo pulsar non è da solo ma sono due che uno gira intorno all'altro e quindi a seconda della geometria a volte ti vedo, a volte non ti vedo. Non era mai stato visto un effetto del genere, ma il dottorando Russell Hals era alla fine degli anni Ottanta. Ad Arecibo non c'era comunicazione diretta tra il telescopio di Arecibo e l'Università Cornell di New York dove insegnava Joe Taylor e costruisce un ponte radio. Probabilmente con l'aiuto della marina americana. Sono sull'isola di Porto Rico, devono cercare di mandare un messaggio a new york quindi joe taylor dice non ho capito niente del messaggio ma ho capito che poteva essere una cosa interessante il giorno dopo era sul primo aereo per aresibo per andare a porto rico per andare a vedere cosa diavolo stava succedendo e hanno capito che erano due pulsar che permettevano di fare delle eh, validazioni della relatività generale super meravigliose che permettevano di capire che stavano emettendo onde gravitazionali che però non era, nessuno era ancora in grado di vedere però si vedeva che perdevano energia Secondo una certa formula e quindi era la formula della perdita di energia per onde gravitazionali e quindi ovviamente è arrivato il premio Nobel. Mm? Però questa volta l'hanno preso tutte e due. Che cosa strana, no? Forse sono passati vent'anni, quindi c'è un, uh, un modo diverso di. Concepire il lavoro del dottorando rispetto a quello del professore, forse è un dottorando maschietto che vale più di una dottoranda femminuccia, chi lo sa? Eh, fatto sta che Jocelyn Bell eh, si è sempre tenuta in disparte, non ha mai detto quello che pensava eh, del suo professore, eh, se aveva qualcosa. Contro, il professore non l'ha mai esternato, eh, ha sempre eh, parlato molto bene di quanto l'avesse aiutata eccetera eccetera, e nel 2018, le, eh, nel, in occasione del cinquantenario della scoperta, della pubblicazione, il la, primo lavoro sulla scoperta dei pulsar. Eh, le è stato eh, attribuito questo eh, premio che si chiama Breakthrough Prize. Breakthrough è la scoperta che fa un buco: che è, è veramente il passo avanti. Che è finanziato eh, da un imprenditore, eh, un imprenditore su internet, ehm, di origine russa ma che ovviamente i soldi li ha fatti negli Stati Uniti che si chiama Yuri Milner e lui dice che insomma lui l'interesse per lo spazio ce l'ha nel sangue perché i suoi genitori l'hanno chiamato Yuri in onore di Yuri Gagarin ovviamente e lui tanto è ricco quanto basta per dire il premio Nobel è un milione di dollari, grosso modo? Io lo faccio da tre. Quindi il Breakthrough Prize è da tre milioni di dollari. Quindi Jocelyn, dopo 50 anni, ha ricevuto questi 3 milioni di dollari. Sapete cosa ha fatto? Ha fatto una fondazione, li ha donati tutti per ehm, aiutare le ragazze e eh, tutti coloro che vengono da comunità disagiate, quindi il terzo mondo, ma anche persone che non hanno i mezzi per studiare, per mh, fare delle borse di studio, per permettere a tutte queste eh, mh, persone di studiare e eh, perché lei è convinta che una maggiore diversità nella scienza può fare solo bene. Ma questa è eh, una, eh, una carrellata per dirvi che se siete diciamo così, interessati a prendere un premio Nobel bisogna studiare le stelle morte. Grazie. Grazie mille professoressa. Grazie, grazie davvero. Non so se si è capito quanto la professoressa tenga alla questione di genere nel mondo della scienza. E quindi io spero eh. che magari potrà essere l'argomento per il prossimo anno di un invito. No? Parleremo anche di Vera Rubin magari. Eh, magari, ma di Vera Rubin parlo in questo libro che certo. si chiama Siderius Nuncius 2.0. Certo, cioè, lo stavo per dire. Comunque. Dove, eh, tra le altre cose, eh, parlo dei neutrini, parlo delle onde gravitazionali, parlo dei raggi cosmici. Cioè parlo di, di tutti i nuovi messaggeri che gli astrofisici hanno imparato a misurare e hanno imparato a utilizzare. E parlo anche molto del contributo femminile che non sempre è stato riconosciuto come meritato. Certo, anche se Belle si è sicuramente presa diciamo, una vendetta con un'eleganza come ricordava lei assoluta. Assoluta. La, <ride> La regina l'aveva nominata Dame Commander. Quasi come me, raccomandatore come me. Vabbè, speriamo davvero di poterla invitare per parlare delle donne nella scienza, e soprattutto in astronomia ci sono storie davvero bellissime. Io la ringrazio ancora e vi ricordo che io non l'ho detto alla professoressa, spero che lei sia disponibile per un firmacopie sotto in, in Angolo Buchi, disponibile Mi scusi, no, prima certo. non avevamo parlato. Bene, grazie so, mille. Non so ancora a firmare. Nonostante Bene, ottimo. Tutta. Anche se ha fame mi ha detto. No, faccio la firma digitale ah, in generale però so ancora firmato eh, grazie ancora eh, io vi lascio vi ricordo solo di uscire per favore ordinatamente perché fuori abbiamo le scale quindi in sicurezza eh, ricordo anche per chi non avesse firmato degli studenti ci sono anche molte ragazze io, io lo faccio notare eh, di, per l'accreditamento di firmare prima dell'uscita eh, vi torno a ringraziare e vi auguro buona serata e buon proseguimento con il cum festival grazie